Il DEF che è al nostro esame è stato presentato in ritardo rispetto alle scadenze naturali e non contempla alcun impegno per il futuro, bensì si limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue. Fornirò ai fini della discussione una sintesi dei principali elementi che il Governo propone alla valutazione delle Camere, articolandola secondo le principali sezioni in cui si articola il documento e fornendo limitati spunti di analisi. Naturalmente mi riferisco al governo precedente. In particolare evidenzierò le principali modifiche sopravvenute negli scenari proposti rispetto alla nota di aggiornamento al DEF presentata dal governo precedente nel settembre scorso. Per quanto concerne il quadro macroeconomico descritto nel programma di stabilità, nella tavola 1 del primo capitolo, nel periodo di previsione preso in considerazione nel DEF, le stime contemplano una crescita del PIL pari all'1,5% nel 2018, l'1,4% nel 2019 e una riduzione del tasso di disoccupazione rispettivamente al 10,7% nel 2018 e al 10,2% nel 2019. Il principale mutamento intervenuto rispetto alla NADEF 2017 è una revisione al rialzo della crescita rispettivamente di 0,3 e 0,2 punti, in ragione del quadro internazionale più favorevole, riflettendo anche gli orientamenti del Fondo Monetario Internazionale, che fra ottobre 2017 e aprile 2018 ha rivisto al rialzo in misura analoga la crescita reale dell'economia italiana. Prima di fornire altri elementi di valutazione di questo quadro previsionale, mi limito a osservare che, incrociandolo con le previsioni demografiche dell'Istat, si ricava che alla luce di questa crescita, nel 2021 il PIL pro capite degli italiani sarà pari a circa 27.700 euro ai prezzi del 2010, cioè sarà ancora al di sotto del massimo antecedente alla crisi, che venne raggiunto nel 2007 con 28.699 euro, e prossimo al valore del 2003, che fu di 27.684 euro, secondo la MECO. Il quadro previsionale è stato valutato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in conformità al regolamento dell'Unione Europea 473 del 2013, il cosiddetto two-pack, che lo ha validato, rilevando tuttavia nell'audizione del 9 maggio scorso come le previsioni del governo siano in prossimità, del governo precedente, siano in prossimità o marginalmente superiori al limite massimo delle previsioni fornite dai valutatori indipendenti. Diversi osservatori, fra cui Confindustria nella sua audizione del 15 maggio scorso, hanno segnalato il rischio di sovrastima della crescita, legato in particolare al fatto che il quadro previsionale non sconta l'effetto recessivo determinato dall'attivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia, delle quali parleremo più avanti. Preme sottolineare a questo riguardo che rispetto al momento in cui le previsioni sono state formulate, sono emerse fragilità nella crescita tedesca. L'Eurostat ha certificato nel mese scorso che il ritmo della crescita tedesca su base trimestrale si è dimezzato dallo 0,6% dell'ultimo trimestre 2017 allo 0,3% del primo trimestre 2018, allineandosi a quello italiano che partiva dallo 0,4%. Il Centro Europa Ricerche, uno dei valutatori indipendenti considerati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, nella sua nota di aggiornamento del 14 maggio scorso, evidenzia un rallentamento della crescita italiana. Vale la pena di ricordare, quindi, in questo contesto, che un modello di crescita come quello tedesco, articolato essenzialmente sulle esportazioni, cioè sulla domanda del resto del mondo, espone a ovvi contraccolpi quando nel resto del mondo si dovessero manifestare tensioni recessive. Motivo di più perché il governo insista nel domandare alla Germania di ribilanciare il proprio modello di crescita sulla domanda interna nell'interesse generale del progetto europeo. Questa esigenza è tanto più attuale alla luce delle analisi di sensitività effettuate nel DEF dal governo precedente rispetto ai principali fattori di rischio connessi alle tensioni geopolitiche, commerciali e finanziarie che si evidenziano a livello globale. Tensioni alle quali si è aggiunta la decisione relativa agli accordi sul nucleare iraniano, che sono suscettibili anch'essi di effetti sulle attività delle nostre aziende che operano in quel paese. Un primo gruppo di rischi attiene alla stabilità finanziaria. Questa potrebbe venire interessata negativamente dall'attuale situazione di elevati corsi azionari, bassi e poco differenziati rendimenti obbligazionari, ridotta volatilità a cui si è abituata la gestione degli investitori, ed elevati livelli di indebitamento pubblico, ma soprattutto privato, di alcuni paesi emergenti. A ciò deve aggiungersi
il fattore di rischio connesso a un eventuale inasprimento delle condizioni dei mercati finanziari connesso alla prossima fine del quantitative easing annunciata da Mario Draghi il 14 giugno scorso. Va anche segnalato, come mero dato statistico, il fatto che i dati su base mensile dell'indice Standard & Poor's 500 indicano come il mercato borsistico statunitense sia in espansione dalla fine del 2009, un'espansione di 112 mesi che risulta essere la più lunga nella storia del dopoguerra dopo quella degli anni 90, che durò 114 mesi. Un'espansione alla quale le politiche monetarie non convenzionali dall'una e dall'altra parte dell'Atlantico hanno indubbiamente contribuito. Un secondo fattore di rischio attiene alle possibili evoluzioni delle misure protezionistiche avviate dagli Stati Uniti, cui il DEF dedica un apposito focus articolato secondo due differenti scenari, uno più intenso e l'altro più moderato. Si osserva tuttavia che non viene fatta un'analisi di sensitività del quadro previsionale rispetto a due variabili cruciali: il cambio euro-dollaro, che potrebbe rivelarsi più alto del previsto in ragione, fra l'altro, dell'elevatissimo surplus dell'eurozona, principalmente ascrivibile all'economia tedesca, mal tollerato dagli Stati Uniti, e il prezzo del petrolio, per il quale valgono considerazioni sostanzialmente analoghe. Emerge qui un altro fattore di fragilità del progetto europeo che può essere corretto solo da un auspicabile atteggiamento cooperativo della Germania, ovvero la necessità di mantenere il cambio dell'euro relativamente sottovalutato rispetto ai fondamentali tedeschi, per evitare di opprimere i paesi periferici. Da questo consegue che con i meni della Germania viene esportato nel resto del mondo anche, vengono esportati anche gli squilibri macroeconomici dell'intera area verso paesi quali gli Stati Uniti, che attualmente non appaiono più disposti a giocare per sempre il ruolo di compratori di ultima istanza dell'economia mondiale, cosa che era peraltro ampiamente prevedibile. Per quanto riguarda la finanza pubblica, il quadro tendenziale prevede una riduzione del deficit all'1,6% del PIL nel 2018 e allo 0,8% nel 2019, con l'avanzo primario in crescita rispettivamente all'1,9% e al 2,7%. Il debito pubblico è previsto scendere al 130,8% del PIL nell'anno in corso e al 128% l'anno prossimo. La principale modifica intervenuta rispetto al quadro proposto dalla NADEF 2017 riguarda la contabilizzazione degli interventi a favore del sistema bancario. A tal proposito ricordo che con la relazione al Parlamento presentata alle Camere in data 19 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 243 del 2012, il Governo chiese l'autorizzazione ad emettere titoli di debito pubblico fino ad un massimo pari a 20 miliardi di euro per l'anno 2017 per l'eventuale adozione di tali provvedimenti. La nota di aggiornamento al DEF 2017 precisava che, trattandosi di partite finanziarie, si era ipotizzato un impatto nullo sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Giova ricordare che la verifica delle quantificazioni numero 555, realizzata dal Servizio del Bilancio della Camera in data 6 luglio 2017, aveva evidenziato l'esigenza di ulteriori indagini. L'Istat, nella comunicazione diffusa il 4 aprile 2018, ha in effetti rettificato le considerazioni espresse nella NADEF 2017, dando conto di alcune revisioni dei dati relativi all'indebitamento netto e al debito per il 2017, dovute in larga parte all'inclusione nelle stime riferite a tali indicatori degli effetti delle operazioni riguardanti le banche in difficoltà. Tali revisioni sono per lo più ascrivibili alla decisione assunta da Eurostat nel parere pubblicato il 3 aprile 2018, che ha fornito indicazioni metodologiche circa il corretto trattamento contabile delle operazioni relative alle banche venete, attribuendo alle stesse un impatto non solo ai fini del fabbisogno, ma anche dell'indebitamento netto, a differenza quindi di quanto previsto dalla NADEF 2017. Da dati forniti risulta che le operazioni relative alle banche in difficoltà hanno determinato nel 2017 effetti anche sull'indebitamento netto per circa 6,3 miliardi, di cui circa 1,6 miliardi derivanti dalle operazioni relative a Monte Paschi di Siena e circa 4,8 miliardi ascrivibili alle operazioni sulle banche venete. La decisione Eurostat ha modificato anche l'impatto sul debito delle operazioni riferite a queste ultime banche. Tenendo conto di queste modifiche, si prospetta comunque una riduzione progressiva del deficit tendenziale, sia in valore assoluto sia in percentuale del PIL, raggiungendo un sostanziale pareggio nel 2020 ed un lieve avanzo nell'ultimo anno di previsione.
Il miglioramento deriva sostanzialmente dall'incremento dell'avanzo primario, che dovrebbe via via salire sino ad arrivare al 3,7% del PIL nel 2021. La spesa per interessi a sua volta è prevista ridursi dal 3,8% del PIL registrato nel 2017 al 3,5% nel 2018 per poi stabilizzarsi. Tuttavia, anche in conseguenza delle vicende relative alle banche in difficoltà, la cosiddetta regola del debito non appare rispettata in base a nessuno dei tre noti criteri previsti dalla normativa europea. Quanto al miglioramento dell'avanzo primario, questo sconta soprattutto una riduzione dell'incidenza sul PIL delle uscite primarie, in particolare di quelle di natura corrente, data anche la natura a legislazione vigente della previsione. A questo proposito sta destando un certo allarme nell'opinione pubblica il dato evidenziato dalla tabella 2.2 delle analisi e tendenze di finanza pubblica, secondo cui dal 2019 la spesa sanitaria scenderebbe sotto il livello minimo consigliato dall'OCSE pari al 6,5% del PIL, dato evidenziato anche dal rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nell'audizione del 15 maggio scorso. Una tendenza che richiama alla mente le note parole del linguista e filosofo statunitense Chomsky. La tecnica standard della privatizzazione è questa: taglia i fondi pubblici, assicurati che il servizio pubblico non funzioni e che i suoi utenti si arrabbino, e poi devolvilo al capitale privato. Notiamo, incidentalmente, come la stessa audizione abbia evidenziato che il contributo al risanamento del debito delle amministrazioni pubbliche stia avvenendo largamente per opera delle amministrazioni locali, causando ad esse ovvie difficoltà nell'assicurare i servizi ai cittadini che ad esse competono. Inoltre, il quadro economico finanziario prospettato nel DEF, non avendo natura programmatica, contempla l'aumento delle imposte indirette nel 2019 e in minor misura nel 2020, previsto dalle clausole di salvaguardia in vigore. Come già avvenuto negli anni scorsi, tale aumento potrà e direi dovrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi che saranno valutati dall'attuale governo. Il DEF aggiorna altresì le previsioni tendenziali relative al saldo strutturale, che è previsto migliorare progressivamente passando da una stima del meno 1,1% nel 2017 a un lieve avanzo nel 2020, più 0,1%, che poi si mantiene anche nel 2021. Su questo punto va segnalato che la Commissione europea stima un saldo strutturale peggiore rispetto al DEF di meno 0,6 punti di PIL nel 2017, meno 0,7 punti nel 2018 e meno 1,6 punti nel 2019. In tutti e tre gli anni incide una diversa valutazione della componente ciclica del bilancio, che secondo la Commissione è inferiore di 0,6 punti annui rispetto a quanto stimato dal DEF. Questa divergenza discende in larga misura dalle diverse metodologie seguite da governo e commissione per stimare l'output gap. Pur conservando delle riserve di ordine scientifico e metodologico su questo criterio, il relatore dà atto al governo precedente ad aver proposto e in parte applicato una riforma della metodologia di calcolo dell'output gap meno penalizzante per il nostro Paese. Per approfondimenti su questo tema si rinvia al quarto paragrafo della relazione sui fattori rilevanti per lo sviluppo del debito italiano, redatta ai sensi dell'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e pubblicata dal MEF nel mese scorso. Restano progressi da fare in questa area, in particolare esigendo che il personale in cassa integrazione guadagni venga considerato nella cosiddetta misura di Labor Market Slack. Sul 2018 pesa inoltre una previsione marginalmente più pessimistica della Commissione in merito al saldo complessivo di bilancio. La Commissione lo stima a meno 1,7 punti di PIL, mentre il Governo lo prevede a meno 1,6, che si riflette anche sulla sua componente strutturale. Sul 2019 incide poi la diversa ipotesi sulle clausole di salvaguardia, a cui corrisponde un effetto migliorativo sul saldo di 0,7 punti di PIL incluso nelle previsioni del DEF, che nello scenario della Commissione vengono disattivate senza compensazione, e poi la Commissione adotta anche un approccio più cautelativo su altre poste di bilancio, che fa sì che l'indebitamento netto risulti complessivamente più elevato rispetto alle stime DEF per circa un punto di PIL.
La terza sezione del DEF 2018 reca il programma nazionale di riforma che, in stretta relazione con quanto previsto nel programma di stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delle finanze pubbliche, in coerenza con gli indirizzi formulati dalle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto semestre europeo. In tale ambito sono indicati lo scenario macroeconomico e i prevedibili effetti delle riforme, l'azione del Governo e lo stato di avanzamento delle riforme avviate, in relazione alle raccomandazioni formulate dal Consiglio dell'Unione Europea, e infine viene esposto il quadro degli interventi ricompresi nelle azioni di policy per le politiche di coesione. Sono altresì riportati l'impatto finanziario delle misure del Programma Nazionale di Riforma con riferimento a quanto dettagliato nelle varie griglie ad esso allegate. Nel Programma Nazionale di Riforma merita, a nostro avviso, particolare attenzione il paragrafo 2.3 che analizza il tema della riduzione dei crediti deteriorati nel sistema bancario. Si rileva positivamente una fisiologica ripresa dello smaltimento, associata alla generale ripresa della crescita economica. Riteniamo però che si debba esercitare attenzione nel non impartire un eccessivo impulso a questo processo, in particolare valutando con la opportuna cautela eventuali inviti in tal senso che dovessero giungere dagli organismi europei. In altre parole, va evitato che uno smaltimento accelerato delle garanzie immobiliari in uno scenario di crescita che comunque presenta rischi di rallentamento metta in ulteriore difficoltà l'economia, con criticità rilevate anche dall'ANCE nella sua audizione del 15 maggio 2018. Come evidenziato dal primo ministro Giuseppe Conte nell'esporre il programma del Governo alla Camera dei Deputati, occorrerà esercitare cautela anche nel procedere con la riforma del credito cooperativo, un settore rispetto al quale non si ravvisano particolari urgenze, avendo dimostrato particolare resilienza nel corso della crisi. Oltre ad un'indicazione sulle interlocuzioni istituzionali con regioni e province autonome nella preparazione del PNR, completa questa sezione un'ultima parte in cui si dà conto dei progressi conseguiti nell'ambito della strategia europea. Dopo l'esercizio sperimentale dello scorso anno, il DEF 2018 è corredato dagli indicatori di benessere equo e sostenibile, il cosiddetto BES. Si tratta di 12 indicatori di diverse aree che caratterizzano la qualità della vita dei cittadini, relative a disuguaglianza, istruzione, salute, ambiente, sicurezza, eccetera. In esito alla sperimentazione relativa a 4 indicatori, a partire dal 2018 l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea e dei G7 a dotarsi di un insieme di indicatori di benessere in base ai quali misurare l'impatto delle politiche pubbliche, che abitualmente è valutato su pochi indicatori macroeconomici e di finanza pubblica, fra i quali ovviamente in primis il PIL. Mi preme rilevare in questo senso che il Senato, attraverso il suo ufficio di valutazione di impatto, propone interessanti approfondimenti metodologici ed estensioni delle analisi proposte dal DEF in merito al BES. Per ogni approfondimento di dettaglio, rinvio alla documentazione proposta dai servizi studi e bilancio delle Camere che potranno assistere la discussione che seguirà. Grazie.